Ciao a tutti amici di Fashion for Fun, oggi vi proponiamo la recensione di questa bellissima statua della Prime One Studio della linea Premium Masterline dedicata a Venom. Questa è la versione exclusive che conta 1000 pezzi in tutto il mondo. Il preordine è partito nel marzo del 2017 a prezzo di 899 dollari ed è stata rilasciata a gennaio del 2019. Questa versione, a differenza della normal, ha tre teste intercambiabili invece che due. La statua è enorme ed impressionante. È alta 81 cm, larga 67, profonda 46. È in scala 1 a 4 e ha un peso di 18 kg. La base è ricca di particolari. Molto belle sono le tracce del simbionte lasciate sulla stessa. I grossi ragni posti ai lati ed anche l'effetto delle ragnatele. Belli i particolari delle unghie, dei piedi e l'effetto dell'acqua nella tubatura. Passando poi al corpo di Venom, è molto bella la definizione della muscolatura e delle venature. Accurata la verniciatura mista tra il nero con riflessi blu scuro. Non possiamo tralasciare tutti i bellissimi dettagli dei tentacoli del simbionte con la loro verniciatura lucida che escono dal corpo di Venom, tre dei quali sono muniti di teste dentate. Questa è la versione exclusive che contiene tre teste intercambiabili. I volti della versione normal, con la spaventosa espressione, hanno la bocca aperta con la lingua fuori. Il volto exclusive, invece, è stato scolpito con lo stile del famoso fumettista Todd McFarlane. Questa rappresentazione è tratta dalla miniserie di 5 albi Venom Dark Origin, pubblicata in America dall'ottobre del 2008 fino a febbraio del 2009. Venom Dark Origin è un racconto della genesi di Venom, essere nato dall'unione anche di intenti di Eddie Brock con un simbionte alieno, precedentemente rifiutato dal Uomo Ragno. Eddie Brock è un bambino introverso, oppresso dal padre freddo e distaccato per la morte della madre durante il parto. Semplice stagista umiliato da tutti, Eddie ha l'occasione di diventare un vero e proprio giornalista del Daily Globe, quando diventa casualmente l'interlocutore del Mangiapeccati. Eddie sale improvvisamente alla ribalta, ma quello che pensava fosse il Mangiapeccati però si rivela un solo mitomane. Licenziato e abbandonato dalla moglie, in lui nasce l'ossessione per l'Uomo Ragno, colpevole a suo avviso di aver mandato a monte lo scoop giornalistico della sua vita, rivelando l'identità del Mangiapeccati. Recatosi in chiesa con l'intenzione di uccidersi, Eddie viene avvolto dall'alieno di cui poco prima si era liberato Peter Parker e i due si fondono completamente alla ricerca di vendetta. Nello scontro finale l'Uomo Ragno scaraventa Venom giù dal campanile, bloccandone la caduta solo quando è a pochi centimetri da terra. In seguito Venom viene affidato ai Fantastici 4 che, impossibilitati a separarlo da Brock, lo conservano in una campana protettiva in cui riversano onde soniche per impedire al simbionte di ricostituirsi. Concludiamo vuol dire che la statua è bella ed impressionante, molto curata nello sculpt e ricca di dettagli. Sicuramente la migliore versione di Venom in circolazione. L'unico piccolo neo è non aver messo sul dorso dei ragni posti alla base il simbolo di Venom, come invece viene rappresentato nel fumetto.
La vera chicca è il volto exclusive di Todd McFarlane. Voto 9. Grazie a tutti per averci seguito, mettete like al video, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima video recensione.